E siamo arrivati all'ultima puntata del nostro speciale B-Fest, ultimo red carpet, però puntata ricchissima di grandi protagonisti. Inizieremo subito con la masterclass di Bernardo Bertolucci. Anzi, devo dirvi che noi abbiamo assistito in anteprima mondiale alla versione restaurata di Ultimo Tango a Parigi stamattina, con conferenza stampa riservata a noi dei media. Ci ha anche raccontato alcuni dettagli che sentirete anche nella masterclass che vedrete tra pochissimo. Poi avremo i registi Walid Mattar, Daniel Sandu e Daniele Vicari per le anteprime internazionali, e concluderemo alla grande con un altro premio Oscar, Giuseppe Tornatore. Partiamo subito. E di fianco Hitchcock, il suo arancione isolato, e sotto per cielo della battuta, gli attori sono solo bestiame. E ecco, no, per me bestiale prezioso degli attori. Dicevi che nello scoperto, non so se è per caso, ma mi chiedo se esiste il caso, che ho scoperto molte giovani attrici, da Liv Tyler a Eva Green a Maria Schneider e via così, Dominique, altre, forse potrei trovare più interessante indagare personaggi femminili, perché sono state misteriose, fotovanitose. Ho visto molta più varietà negli attori che negli attrici generali. Io mi ricordo che ti vieni a trovare a Parigi, che stai facendo i provini per The Dreamers, che passai un po' di ore con te e ispirarono ragazze meravigliose, e tu eri piuttosto preoccupato, e credo che hai messo, c'è poco del tempo per trovare Kathleen, così come penso ci sarà voluto del tempo anche in altre occasioni. Che cosa succede? Cioè, è qualcosa che somiglia all'innamoramento, non essendolo, cioè l'innamoramento, a che cosa, cosa si accende quella giusta? C'è un casting in cui queste persone, questi attori che passano davanti, alcuni sono attori, diventati, altri cominciano, altri non lo hanno mai fatto. Io credo che dal momento in cui c'è davanti qualcuno, capisco subito se andrà bene o no. Lo vedo perché, ecco, se vedo del mistero, se vedo qualcuno con dei segreti, questo già mi indirizza verso questa persona, perché poi il film e la creazione del personaggio, non so, Eva, Benz, eccetera, gli attori, gli artisti, gli attori, è quello di dare corpo al personaggio scritto, con quelli che sono i misteri e i segreti della persona, nome che non mi dico. Voglio ricordare con te Mario Cotone, che è stato tuo produttore esecutivo, e che riuscì per esempio a portarti i cammelli, se non ricordo male, in Cina, facendoli semplicemente partire a piedi molti mesi prima. Cioè, questo talento e questa genialità che poi ha fatto grande il cinema italiano in generale, ma oggi sento parlare di industria, secondo me un po' sposo. E noi ci lamentavamo sempre, il cinema italiano si lamentava sempre, ricordo, le riunioni, alle associazioni degli autori, del fatto che in Italia il cinema non era riuscito a diventare sicuro. E c'era un
non rallentarsi, allo stesso tempo però noi che ci rallentavamo però eravamo lo stesso molto anarchici da poco lì. Anch'io devo dire che ho girato 2 giorni negli Stati Uniti per un film e la prima sera di questi 2 giorni di ripresa i macchinisti mi chiesero e avevano in mano questi block notes alla bella. Dove mette la macchina domani mattina? C'è un carrello domani mattina? Io gli ho detto, ma scusate, come faccio a saperlo adesso? Domattina saremo qui con gli attori, la luce giusta, e sapò come mettere la macchina alla bella. Non riesco. E lì mi sono reso conto che in America si gira tutto sempre con, quasi sempre, diciamo, con lo storyboard, quindi con, non l'inquadratura, tutto il film, per l'inquadratura del film già disegnate, e cosa che permette alla produzione una fluidità forse maggiore, sul campo industriale. Io però avevo dietro il giorno dopo. E poi in queste condizioni la famosa porta aperta sul set di cui vi parlò giorno a non c'è, non è chiusa, non c'è. Bene. Cioè dire al nostro pubblico che questo regista io considero uno dei più grandi della storia del cinema, Jean Renoir, figlio del grande Renoir pittore, mi disse una volta che io e mia moglie Clara stavamo trovando a Los Angeles, dove viveva, avevo 80 anni, ed era su la carrozzina, e io ho innamorato di lui del suo cinema. Ascoltavo proprio e quando siamo andati via mi ha detto ricordati il foto giuro l'essere un po' aperto, cioè l'ha sempre lasciato una porta aperta sul set perché non si sa mai se può entrare. E questa è la bellezza di ciò. Allora, questa porta aperta, ho capito che è quello che facevo, no? Di realizzare il film, era proprio quello di questo dialogo di cui parlavamo con gli attori, per esempio, di creare attraverso lo spiffero che entra. Più forte è una lega che entra sul set dalla porta aperta e creare ancora più un ambiente ancora più giusto per la creatività. Hai visto, anche perché l'hai fatto, sei molto giovane e l'hai fatto in modo così avventuroso, l'hai, se ho ben capito, completamente riscoperto, quasi come fosse un tema che hai fatto ieri. No, allora sì, l'ho rivisto, ho visto il restauro quasi completato, felice, da Dio, e che aveva fatto Stonaco, aveva seguito Stonaco. E la coppia è bellissima, e come diceva la mia prima, un po' addirittura risplendente. Ma secondo me quello che avevo visto io è vero, sia una coppia bellissima, nuova, eppure c'è quella lenta che oggi si chiama un po' vintage, ma come certi vini, sono vintage, anche io lo sento vintage, ed è tutta una, insomma, una rievocazione che c'era. Pellicola restaurata e che ti fa questa impressione nell'epoca del digitale
il conflitto pericola digitale. Non ho mai avuto problemi di questo tipo. Se voglio fare un film, innanzitutto mi interessa che il film venga realizzato, che sia pellicola o digitale. Oggi, insomma, mi sembra che non tanto per decisione personale, ma proprio o fatalmente il cinema è cambiato. Il cinema è cambiato, quello sonoro, come era, cinema era un bebè che non parlava, poi è diventato grande, ha cominciato a parlare, poi era bianco e nero, bellissimo, sono tanto di vedere la televisione, e poi con il colore, e poi alla fine c'è questo cambiamento dal negativo al digitale. Quello che si fa, quello che si fa adesso con il digitale è cercare di imitare come era la pellicola, che è sbagliato, bisogna andare dentro in mezzo che comunque ci si trova a comportarsi e prenderlo per quello che è, no? Piegare il digitale a essere una vice della pellicola, no, è un'altra cosa, un altro mondo. E quindi io sono, così sarei disposto a lavorare con gli sistemi più nuovi e mi piace proprio questo modo che è il cinema di rinnovarsi. Avevo, sì, dissi quella sera, la seconda volta che andai a prendere, prima una statuetta per la mia sceneggiatura insieme a Marco, ecco, che era lo sceneggiatore. E poi la seconda era la miglior regia e lì ho preso veramente la sorpresa, dissi ma se chiamano New York The Big Apple, la grande mela, io chiamerei Hollywood. Per me questa sera è il vuol dire il grande capezzolo, perché ci aveva rinnovati gli altri. Gli americani sono, anche non volendo alcuni, ma molto puritani, e l'uso della parola nipple, io non mi rendevo conto, ma c'è un silenzio che si adorna a Cristo, ma che andava oltre quello dello stupore. Io mi dicevo che avevo fatto qualcosa di sbagliato e poi aveva un grande applauso, una grande risata che avevano perdonato. E il giorno dopo alla radio della macchina c'era un DJ che disse e adesso non qui non Elena from the big people vi trasmettiamo dal grande capezzo non arriva la musica che non consta. Questa invece vedi che insomma giù carnelli di danno da poco. Da dove nasce la passione? Una malattia, la conosco se è da una dischetta. Allora, perché non sarà presente in casa.
parte stasera, nel momento in cui verrà conferito a Bernardo Bertolucci di Perfettini, io vorrei leggere a questo pubblico la motivazione che metteremo stasera all'altro pubblico. Il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence viene conferito ad uno dei più importanti registi e sceneggiatori di tutti i tempi, uno degli autori italiani più conosciuti e amati in tutto il mondo, vincitore, fra 100 premi, di ben 9 Oscar per il suo meraviglioso film L'ultimo imperatore, meraviglioso come i suoi 3 film presentati al Bifest, Strategia del Ragno, Il Conformista e stasera L'ultimo tango a Parigi. Bernardo Bertolucci è un autore che fin da giovanissimo ha debuttato a 21 anni con il film Il Mare Secco. Ha seguito in maniera rigorosa e tenace, film dopo film, un'ispirazione dal respiro internazionale capace di lasciare un'impronta importante nella coscienza di milioni di spettatori. Tutto il suo cinema è sinonimo di libertà, il suo lavoro di intellettuale attento, lungimirante, libero dagli schemi e capace di scelte e temi molto coraggiosi, ha influenzato con pochi altri intere generazioni di spettatori e di cineasti. Il cinema di pochi autori è stato capace di generare tanta bellezza e intelligenza e vastità di seduzione e fascinazione come quello di Bernardo Bertolucci. Mais plutôt peut-être pauvres et riches, mais surtout pauvres et pauvres, bon, ils sont les mêmes. Et j'avais envie de, voilà, de raconter un film, de leur dire vous êtes pareil, vous êtes humain, et peut-être qu'il y a le même système qui vous fait mal. Après, voilà, j'ai fait appel à ma co-scénariste, Laila Boussi, que j'écris beaucoup avec elle, et on a commencé l'écriture, donc voilà, ça a pris après un an et demi. Il y a Claude Lepape qui a rejoint aussi l'écriture. Donc voilà, ça a été une structure atypique. Donc il a fallu vraiment raconter cette usine qui part du nord de la France vers le sud de la Tunisie, tout en restant très proche des personnages et très proche de l'humain. Buongiorno a tutti, per cominciare. Sì, dopo un
un'esperienza abbastanza lunga nel cortometraggi, mi sono sentito preparato per fare il salto e quindi sono passato al mio primo film. Questo è stato perché avevo veramente voglia di raccontare il lato umano di due culture, diverse e anche geograficamente distanti, che mi capitava nella vita di conoscere, molto bene. Io parlo della banlieue del sud della Tunisia, dove io sono nato, e il nord della Francia, dove ho avuto la possibilità di vivere. E volevo con il mio film sottolineare quanto ci siano delle somiglianze. Non parlo di somiglianze per le categorie classiche, no? Anche, non so, i neri, i bianchi, eccetera. Parlo di somiglianze nelle categorie sociali e quanto nei due luoghi che io volevo raccontare queste somiglianze siano pronunciate fra i poveri delle due parti e i poveri e i ricchi delle due parti, ma soprattutto anche fra i poveri e i poveri delle due parti. Allora io mi sono messa in contatto con la mia sceneggiatrice, Leila Bussi, con la quale io lavoro da molto tempo. Ci è voluto un anno e mezzo di lavoro per strutturare la storia, questa storia che prende spunto dalla delocalizzazione di un'azienda francese verso il sud della Tunisia, ma sempre concentrandomi moltissimo sul lato umano, quindi sulle vicende umane dei protagonisti. E per il panorama internazionale abbiamo un film rumeno, Un pas în urma serafimilor. Is it all right? It sounds exactly how it's supposed to be. Perfetto. Lui è il regista Daniel Sandu. Thank you too much for being here in Bari. Thank you for the invitation. Well, tell me something. Ecco, parlami di questo film. Ma è una grande storia da raccontare, basata su tre eventi, ed è un film che sta avendo un grande successo in Romania perché i tre eventi hanno davvero impressionato il pubblico. Cosa possiamo dire del protagonista quindicenne Gabriel e del suo personaggio? È stato creato sulla base del mio personaggio, della mia personale esperienza di 20 anni fa, e abbiamo costruito questo protagonista considerando ciò che io ho vissuto personalmente. È una storia di corruzione, ribellione. Sì, è una storia che vede la generazione giovane a confronto con un sistema corrotto e che lotta contro il meccanismo che vuole corrompere i loro valori. Da dove proviene l'idea di farne un film e una sceneggiatura? Proviene dalla mia esperienza di 20 anni fa, quindi è un film autobiografico. Come è stata portata avanti l'intera produzione? Non ci sono stati problemi particolari, ma ci sono stati ostacoli, perché non è stato un film facile da realizzare. Nell'Europa dell'Est non è facile trovare i finanziamenti per fare un film, ma abbiamo potuto contare su una grande produttrice, Ada Solomon, che si è prodigata trovando il denaro per fare il film. Money to do the movie. Dove è stato girato? It was shot somewhere in Romania. È stato girato in Romania circa un anno e mezzo fa. Abbiamo girato in soli 30 giorni ed è stato un grosso risultato. Only 30 days of shooting and it was a great result. Un film veloce. Yes, a quick movie, but sì, un film veloce, ma la lunghezza del film è notevole, 2 ore e mezza. Veloce nella realizzazione, ma in un paesaggio molto bello, suppongo. Sì, abbiamo avuto un ottimo direttore della fotografia che ha firmato delle riprese eccezionali e davvero non abbiamo fatto solo un grande film, ma anche un bel film. Ok, thank you so much. Guardatelo per il panorama internazionale al Bifest. Daniele, ci accompagna un po' nella fase preparatoria proprio, no, di questo progetto. Nella fase preparatoria ci sono loro,
C'è l'AIF che ha acquistato i diritti di questo libro, secondo me molto bello e molto importante, che è Prima che la notte, scritto a quattro mani da Gambino e Fava, Claudio Fava e Michele Gambino, e poi c'è RAI che ha aderito immediatamente al progetto. Quando io arrivo in una fase leggermente successiva a queste decisioni prese da loro, evidentemente non avevano ancora pensato al regista, e casualmente quando io ho saputo di questo progetto, siccome sono un ammiratore di Pippo Fava, ho accettato con grandissima gioia di parlarne. E qui nasce. Era preparatissimo sull'argomento. Sì, perché Pippo Fava è, secondo me, uno dei non pochi grandi intellettuali italiani non conosciuti, o troppo poco conosciuti. E Pippo Fava è stato l'antesignano di tutta una serie di battaglie ambientaliste che anche come militante ambientalista io ho fatto negli anni Ottanta, per cui conoscevo molto bene tutta la sua battaglia per i missili a Comiso, per esempio, o per la questione degli impianti petroliferi presenti in Sicilia, più che sul versante dell'antimafia. Per me era un antesignano del tipo di ambientalismo che io amo molto, cioè un ambientalismo non astratto, ma concreto, di che cosa stiamo parlando, cosa sta diventando il nostro territorio e il rapporto che gli esseri umani devono avere con questo territorio, no? E quindi mi ricordo che nel 1990, durante l'occupazione dell'università, io ed altre persone che hanno partecipato a questa cosa fotocopiavamo gli articoli di Pippo Fava sui siciliani e li distribuivamo perché sono, lui è stato un antesignano di questa battaglia. Allora, nel momento in cui ci siamo incontrati, diciamo che avevo in mente una cosa molto chiara di cui abbiamo parlato subito. Cioè, per me questa è una storia basata su due pilastri. Il primo pilastro è Pippo Fava, intellettuale libero, che tenta di affermare la propria libertà in tutte le forme espressive che frequenta, quindi anche nel giornalismo. Due, Pippo Fava, uomo generoso, che a un certo punto della propria vita decide di restituire alla società quello che lui ha avuto, e non ha avuto poco, perché è stato un uomo amato, è stato anche un uomo conflittuale, quindi anche odiato per certi versi, contrastato, però sicuramente non un uomo che lasciava indifferenti l'uditorio. E quindi su questi due pilastri abbiamo sviluppato il film, su queste due intuizioni, cioè. Ed è per questo che abbiamo scelto di raccontare solo l'ultima fase della sua vita, perché questo film è la storia di un uomo che è ultra sessantenne, che decide di tornare nella sua città, costruisce una scuola di giornalismo, secondo me straordinaria, per l'Italia di quegli anni, ma anche per i giorni nostri, e realizza un giornale di siciliani molto innovativo, che anticipa l'era che stiamo vivendo noi, cioè l'era di internet, perché il giornale è pensato in una maniera complessa, cioè un magazine nel quale l'attualità e lo studio, l'analisi della letteratura, del cinema, delle arti, delle vicende del territorio sono presenti tutti sullo stesso piano. E quindi è quasi come un magazine online, è concepito in una maniera simile. E questa, secondo me, grande intuizione fa sì che ancora oggi possiamo parlarne come un innovatore, ecco. Poi la questione è molto più complessa di così, però sono questi i pilastri che ci hanno mosso, diciamo, che hanno fatto nascere il film.
30 anni fa a Bari la prima proiezione di Nuovo Cinema Paradiso, il primo palcoscenico prima dell'Oscar. 30 anni dopo una mostra che celebra quel film. Beh, fa effetto, fa veramente effetto, perché me lo ricordo come un episodio avvenuto poco tempo fa, invece sono passati 30 anni. Maestro, tante foto, tanti ricordi, qual è quello che le è rimasto più impresso? Ma sono tanti i ricordi legati a Nuovo Cinema Paradiso e a questa avventura veramente unica. Però forse la proiezione di Bari mi fa ricordare quando il mio produttore mi ha chiesto di darci del tu, perché ci eravamo sempre dati del lei. Poi fu qua che dopo la proiezione mi chiamò e mi disse diamoci del tu. Stasera un incontro con Bertolucci, a cui consegnerà il premio, è un incontro particolare, cioè un passaggio generazionale di un certo tipo. Ma non lo so se è un passaggio generazionale, però sono veramente fiero di poter essere io a consegnargli questo premio, perché è un regista che ho sempre amato. E poi abbiamo avuto anche tanti amici comuni nel lavoro, per cui abbiamo dei, anche se non ci frequentiamo spesso, abbiamo dei legami solidi. Lei è il poeta del cinema italiano. Che cos'è per lei il cinema? Il cinema è forse il linguaggio più complesso e più articolato che esista, perché è un linguaggio nel quale si fa uso di tutti gli altri linguaggi messi insieme. Quindi è forse il linguaggio dei linguaggi. Rivedendo L'ultimo tango a Parigi in versione restaurata, oggi Bertolucci ha detto forse avrei ridotto alcune parti, avrei cambiato qualcosa. Lei, rivedendo il suo film dopo 30 anni, cosa cambierebbe? Cambierebbe qualcosa? Probabilmente sì, per questo non li vedo mai. Non li rivedo mai. Maestro, in due parole la definizione di regista. Ma il regista, al di là della tecnica, come diceva Pasolini, che si può imparare in pochissimi giorni, il regista è uno che deve innamorarsi di una storia e poi deve accettare di combattere contro tutto e contro tutto affinché questa storia finisca per esistere. Ecco, questo. E essere produttori oggi è difficile, perché sappiamo che sia Nuovo Cinema Paradiso, ma raccontava Bertolucci oggi, anche L'ultimo imperatore hanno avuto una storia produttiva travagliata. Beh sì, ma essere produttori è sempre stato difficile, forse non lo so se oggi lo è di più, per certi aspetti è più difficile oggi, per altri, se guardo un po' le facilitazioni che la tecnologia in qualche maniera ci offre, per certi versi è più facile, però un mestiere importantissimo, decisivo, dietro ogni grande film c'è sempre o un grande produttore o una meravigliosa avventura produttiva. Regista molto generoso con i suoi attori, come avvia il loro processo creativo? Ma è molto semplice, si parte sempre dalla sceneggiatura. Il legame, l'anello che mi lega ai miei attori è la sceneggiatura, è il personaggio. Si parte da quello e poi si lavora per arricchire il personaggio attraverso tutto ciò che la sceneggiatura non può necessariamente contenere. E si procede per dare tridimensionalità al personaggio e quindi dare vita alla pagina, alla carta. Grazie. E questi sono gli applausi del Teatro Petruzzelli per la proiezione di Nuovo Cinema Paradiso, soprattutto perché è entrato sul palco Giuseppe Tornatore, il regista che abbiamo intervistato prima. Non vi dico le file che ci sono fuori per assistere a questa proiezione di un'edizione completamente restaurata del capolavoro di Tornatore, ma questa è anche la puntata conclusiva del nostro Bifest, quindi un po' di ringraziamenti vanno fatti, soprattutto alle due addette stampa, Francesca Limongelli e Alessandra Rizzi, che sono state gentilissime con noi, ma anche a Felice Laudadio, che sta parlando in questo momento, per l'organizzazione perfetta, ancora una volta perfetta, del Bifest. Ringraziamo anche le nostre emittenti partner, Antenna Sud, TRM Arte, Fly TV, il nostro produttore esecutivo Fabio Naclerio e soprattutto la nostra regista Anna Maria Valerio. Appuntamento al Bifest 2019. Più significativo, che cosa stavo terminando il discorso, quindi lui è partito da non volerlo fare perché ci credeva, perché andava, sentiva l'urgenza di farlo, pur sapendo che sarebbe andato a farsi male.
però tenendoci lungo ovviamente, perché poi infatti è successo quello che è successo, anche grazie, sappiamo, degli episodi fortunati che ne hanno scatenati, ma alla fine, quando un film è bello, alla fine ritorna e arriva, e in questo credo che veramente sta un po' la sua grandezza, insomma. Per capire una cosa chiara, per capire il rapporto fra Cristalli e Tornatore, basta guardare questa foto, ce l'avete tutti. I manifesti che sono in giro dappertutto, bellissima foto. Che tipo di rapporto c'era tra questi due uomini di età diversa, però di sensibilità uguale? Ne racconto un'altra prima di, perché per me fa un po' la coppia quello col tu, perché era quando, durante le riprese, che il film appunto stava costando quello che di più addirittura di quello che era stato detto, ma che lui non voleva sapere, eccetera eccetera, e quindi ogni giorno era uno smoccolaggio continuo, però tutte le sere guardava i giornalieri. A un certo punto, una sera, dove c'era, vedeva i giornalieri, credo quello di Cefalù, la scena delle barche famosa, eccetera, dove era successo un casino, Vasco Giurato aveva mandato via le comparse per poi inventarsi quel sistema bellissimo, cioè, naturalmente anche quella era costata molto di più. Lo chiama Mino Barbero, che lo c'era già al mio, e il dottore qui, noi che abbiamo sfatto, lo so, smoccolano un po', ma questo figlio di puttana gira troppo bene, lo faccio andare avanti. Pare una bella conclusione, come facciamo a farlo andare avanti? Andò avanti e arrivò a quella fotografia che Gigli ha mostrato, l'Oscar, di Peppuccio Tornatore per il miglior film straniero in quell'anno 90. E il premio Oscar Giuseppe Tornatore stasera consegnerà al premio Oscar Bernardo Bertolucci il premio Fellini alla presenza in sala del premio Oscar Vittorio Storer. Non sapremmo come fare di più a raccontare la grande storia del cinema italiano. Grazie Giuseppe, grazie Antonella, grazie Massimo e a tutti.